se uno è più fresco, l'atleta più fresco, è anche più facile presentare tutti gli elementi di salto. Allora entrava, faceva tutti i salti uno dietro l'altro, tipo a ping pong da una parte all'altra della pista, per poi invece fare quegli elementi che anche da stanco era possibile farli senza problemi. Per cui è stato richiesto anche questa caratteristica, è stato ammesso il bonus proprio per invogliare gli atleti a distribuire in maniera migliore gli elementi all'interno del programma. Giustamente questa distribuzione viene tenuta in considerazione anche dal pannello di giuria proprio nella composizione del programma. Ed eccola la coppia che si è formata appena nella primavera scorsa, Lindsay Davis, Mark Ludwig, anche loro rappresentano gli Stati Uniti, ci presentano un free skating sulle musiche di Angeli e Demi. Salkov, doppio toe loop solamente per lui, ma essendoci stato l'errore si tiene in considerazione l'atleta più debole durante un elemento. E triplo loop lanciato, molto alto, peccato l'atterraggio sui due piedi. Doppio axel, ancora un errore da parte di Lindsay. Questo errore anche nella trottola in coppia. Questi sono tutti errori che veramente vanno dal pannello tecnico, vengono considerati come features mancanti e requisiti mancanti da tenere in considerazione per dare il livello nella trottola, e poi vengono date anche le detrazioni per i vari errori, per cui si rischia di perdere tantissimi punti. E triplo solamente doppio salto, si è visto comunque la partenza che Mark ha avuto un problema nella presa del salto. Errore anche nel sollevamento, stanno facendo troppi errori. Questo errore li va a causare il fatto che forse il sollevamento viene chiamato addirittura, se non basic, no level, per cui gli va a mancare proprio un elemento tecnico.
Mamma mia, che sì, brutto. È proprio disastroso questo programma, però a questo punto ovviamente esce fuori il fatto che loro sono una coppia talmente di recente formazione. Lo ricordiamo, appunto, ci sono, hanno creato questo sodalizio sportivo solamente nella scorsa primavera, perché Mark Ludwig solitamente si allenava con Amanda Evora, ma Amanda ha deciso di ritirarsi. Quindi ovviamente hanno iniziato a collaborare da poco, e forse nel lungo si vede di più, perché nel corto tutto sommato erano riusciti, diciamo, a mascherare questo fatto, ma nel lungo ovviamente oggi troppi errori dall'inizio. Ieri ci hanno impressionato positivamente, sì, perché come hai detto te, nonostante siano una coppia di nuova formazione, comunque avevano reagito molto bene. Sì. Li vedo però, vedi, sono, secondo me sono arrabbiati, sì, con loro stessi. Si guardano tra di loro, tra l'altro sono molto delusi, proprio. Triplo Salkov, lei non è riuscita a puntare il secondo salto, per cui giustamente il pannello tecnico va a tenere in considerazione la seconda, l'atleta più debole. In questo caso, in questo twist, avete visto come la donna è franata sull'uomo. Ricordiamo che in quel salto, in quell'elemento tecnico, l'uomo deve riprenderla ancora in aria solamente sulla vita, e la donna non può appoggiare le braccia sull'uomo per tenere l'equilibrio. Ancora l'errore nel doppio axel da parte di Lindsay. No, ma l'errore più grosso là, ecco, questo piccolo dettaglio dove per la partenza del triplo Salkov c'è stato un inciampo da parte di Mark. Guardate qua, proprio l'errore del sollevamento mancato. Guarda che lui proprio da parte dello slancio non riesce a tenere Lindsay nel sollevamento, per cui proprio un elemento va a mancare. Questo è una presa di un sollevamento che a me già ieri nel corto mi è piaciuta, sì, perché vedi che lei arriva in velocità, punta e sale su un sollevamento, ed è una caratteristica secondo me interessante, però vedi poi come è scesa, boom. Fatica, sì. Sì, è proprio troppo, non è naturale, non è elegante, non è facile. Ricordiamo che bene o male a questo livello tutti fanno degli elementi molto molto difficili, vince chi ha quella capacità di far sembrare tutto uno scherzo. Capisci, col sorriso. Qui non l'abbiamo visto, a purtroppo, volte, un po' faticoso. Sì, sì. A volte poi si vedeva l'esperienza, hai visto l'esperienza di lui, si vedeva un po' più solido, però lei era proprio ancora giovane, c'è una grande differenza d'età anche tra di loro, 20 anni Lindsay e 32 Mark. Sì. Vediamo. Sai che spesso prendono in giro i pattinatori che sorridono sempre, che se, però facendo i quadrupli è un dato importante. Beh, guarda il tecnico, 31,50, 43,71 per il presentation score, 75 e 21 per il free skating. Beh, veramente non poteva che essere così. 122 e 26, mamma mia, sono arrabbiatissimi. Sì, sì, però a me piacciono come coppia, devo essere sincero, e anche come programma interessante, belli passaggi, peccato che abbiamo visto poco a livello tecnico, perché purtroppo quello che hanno presentato da quel punto di vista è stato un programma scadente.